Eccoci, buonasera a tutti per questo secondo appuntamento di Allenati con il Team Oca. Benvenuti, siete stati in tantissimi, veramente ci avete sorpreso in queste 2 settimane. Abbiamo avuto un numero esagerato di adesioni, di iscrizioni e vi proietto solo una schermata per farvi vedere. Quanti sono stati tutti gli iscritti al nostro allenamento? Lo vedete qua in alto al centro. Sono state 570 le persone aggiornate a oggi pomeriggio che si sono già iscritte al nostro programma. Quindi, che dire, è un gran risultatone per noi. E bene, speriamo di essere all'altezza. Ci avete veramente riempito di domande, abbiamo cercato di accontentarvi, so che è difficile accontentare tutti, e un primo problema che ci tengo un po' a dirvi è un problema di tipo amministrativo. State attenti quando vi iscrivete a digitare correttamente le mail. Nell'invio della newsletter e poi delle successive mail che viene mandato per inoltrarvi i programmi per i ritardatari, abbiamo trovato tante mail non scritte in modo corretto. E quindi quelle che abbiamo beccato, ad esempio .liber.it, abbiamo aggiunto la O, quello che riuscivamo a capire siamo riusciti a correggerlo e inoltrarvelo. Però attenzione al momento dell'iscrizione di digitare la mail corretta, se no purtroppo non abbiamo un vostro riferimento per mandarvi tutti i programmi e le varie newsletter e le news. Un'altra cosa che devo anticiparvi, poi vi dico già che questa sera ci saranno tantissime sorprese per voi, tantissime sorprese che neanche noi pensavamo quando abbiamo iniziato con questa avventura, però strada facendo abbiamo visto che siete in tantissimi, quindi vedrete che abbiamo un bel piatto ricco di regali per voi che pian pianino vi accenneremo. Prima di passare a questo, vi anticipo un'altra cosa. Che abbiamo creato un gruppo chiuso su Facebook. Questo perché per rispondere a tutte le varie domande abbiamo pensato che potesse essere lo strumento migliore piuttosto che trovare tanti diversi commenti sulle diverse pagine. Quindi il gruppo chiuso, segnatevelo, si chiama Allenati con Team Oca, con il Team Oca, e è un gruppo al quale è sufficiente chiedere di essere iscritti. Se riuscite, digitate anche mandate anche un messaggio col vostro nome e cognome, perché alle volte l'account non sempre corrisponde a nome e cognome. Noi dovremo solo fare una piccola verifica che siate iscritti ufficialmente alla nostra iniziativa, quindi col form che avete compilato, dopodiché accetteremo la vostra adesione al gruppo e da lì in poi potrete sempre essere aggiornati. Quindi porci tutte le domande a cui cercheremo sempre di rispondere. Che dire, siete in tantissimi. Introduco a questo punto il mio collaboratore che mi sta dando una gran mano, anzi, è lui l'anima proprio di questo programma. Ecco voi, Alex Baldaccini, lascio a lui la parola. Sì, ciao a tutti, buonasera. Spero che le prime 2 settimane di allenamento stiano andando bene e spero che vi siate soprattutto divertiti a fare questo programma, insomma, che ci siamo un po' inventati e che abbiamo studiato. E, beh, ci siamo quasi, quindi al prossimo invio che sarà domenica. Come al solito vi ricordo che la newsletter parte nel weekend, quindi domenica pomeriggio riceverete il nuovo programma aggiornato per i prossimi 15 giorni, dove abbiamo iniziato ad inserire delle cose un pochino più impegnative, visto che abbiamo preso le prime 2 settimane come avvicinamento, ma adesso si inizia ad entrare un po' nel vivo del programma e quindi ci sarà qualcosa di nuovo, di più divertente e di più anche impegnativo comunque. Abbiamo davvero ricevuto tantissime domande che non ci aspettavamo neanche noi. C'è chi le ha fatte a me, chi le ha fatte a Franco, chi le ha fatte sui social, però sono state davvero tante e come diceva Franco ci sarà la possibilità di iscriversi a questo gruppo dove io e lui risponderemo poi ai vostri quesiti. Ma la novità è che anche stasera risponderemo a tutte le domande che ci farete durante la diretta.
quindi la volta scorsa avevamo tante cose da dire, abbiamo un pochino relegato le vostre domande alla fine, non abbiamo risposto magari a tutti, invece questa sera risponderemo a tutti e quindi fate pure le domande che vi vengono in mente e cercheremo di essere il più esaustivi possibile. Inizio subito dicendovi, rispondendo ad alcune delle domande più frequenti che abbiamo ricevuto in questi primi 15 giorni. In particolare vi ricordo, la prima è una cosa proprio a livello di gestione, vi ricordo che se vi iscrivete durante la settimana, durante i 15 giorni, il programma non vi arriverà subito, ma vi arriverà alla prima domenica utile di invio della newsletter. Quindi, ad esempio, se vi iscrivete questa sera, voi non riceverete il programma questa sera, ma lo riceverete domenica. Così come se vi iscriverete magari lunedì o martedì della settimana prossima, lo riceverete all'invio successivo, che quindi sarà la domenica successiva dopo 15 giorni. Quindi questa è proprio una questione, una cosa logistica che però tanti hanno chiesto giustamente perché si iscrivevano e non vedevano arrivare il programma e si preoccupavano, invece non preoccupatevi, pazientate fino alla domenica successiva e il programma arriverà nella vostra email. La seconda cosa che ci è stata chiesta è come poter inserire e se si poteva inserire la bici nel programma di allenamento. Abbiamo quindi cercato, visto che c'è questa esigenza, abbiamo cercato con già dal prossimo programma che inizierà da lunedì, abbiamo in pratica messo degli allenamenti alternativi in bicicletta. Quindi abbiamo selezionato, individuato un allenamento che solitamente quello, l'allenamento principale era inserito come corsa, però abbiamo dato un'alternativa di poterlo svolgere in bicicletta. Quindi se avete questa opzione, nel programma troverete da lunedì anche questa possibilità. Questo per il programma Medium e Strong. Invece per il programma Easy abbiamo semplicemente aggiunto un giorno in più dove chi vuole potrà inserire un'uscita in bicicletta a ritmo facile o comunque in agilità. Detto questo, per spiegare ancora meglio i varie tipologie di programmi Easy, Medium e Hard, ci è stato chiesto da varie persone, erano indecise se iscriversi a un programma piuttosto che a un altro. Diciamo che in questi primi 15 giorni si aveva la possibilità un pochino di scegliere fra uno e l'altro e servivano anche per capire meglio quale dei programmi fosse più adatto per sé. Da qui in avanti invece dovrete selezionare il programma che fa per voi e cercare di seguire quello. Questo perché dietro ad ognuno dei programmi c'è un lavoro che è stato fatto e i tre programmi sono differenti, quindi prevederanno dei periodi magari di carico e dei periodi di scarico che saranno diversi chiaramente per il programma Easy e per quello più difficile. Quindi saltare da un programma all'altro non è consigliato da qui in avanti. Cercate nel limite del possibile di individuare qual è il vostro programma che pensate di poter seguire e di fare quello senza saltare troppo da una parte all'altra, perché altrimenti diventerebbe difficile seguire e soprattutto difficile poi realizzare gli obiettivi che ci siamo un po' posti con questi programmi, visto che c'è dietro un bel lavoro, insomma, e saltare da uno all'altro di sicuro andrebbe un pochino a vanificarlo. Quindi ecco, cercate di essere più aderenti possibili, chiaramente nel limite del possibile, delle vostre possibilità. Ecco, il programma sarà strutturato, per chi non l'ha ancora visto, magari per i nuovi iscritti, adesso lo vedete in video, sarà strutturato in questo modo. Riceverete, questo è il programma Strong delle prime due settimane, da domenica riceverete il nuovo programma per le due settimane successive e sarà diviso in questo modo, vedete settimana 1 in alto, settimana 2 in basso e in fondo abbiamo una leggenda, una sorta di leggenda dove cerchiamo di spiegare in termini semplici
un po' tutte le cose che sono inserite nel programma e cosa noi intendiamo con queste parole che magari per alcuni sono scontate e banali, ma per altri invece hanno bisogno di essere spiegate meglio. Infatti, poi diciamo, questo percorso, questo progetto che stiamo facendo vuole essere anche una cosa per cercare di far apprendere ai meno esperti qualcosa di nuovo. Quindi magari a volte per qualcuno che è un po' più avanzato, diciamo cose che possono sembrare banali, ma ci piacerebbe invece che chi si avvicina a questo mondo possa pian piano capire anche meglio determinati meccanismi e capire anche magari il perché si fanno determinate cose e non semplicemente uscire e correre un po' così a caso. Quindi ecco, l'obiettivo di questo progetto è anche un po' questo. Però, come diceva Franco, ci sono tante novità questa sera, quindi ripasserei la palla a lui che ci svela una delle novità più importanti e che sicuramente sarà gradita a tutti. Grazie, grazie Alex, sei già entrato un pochino all'interno di quello che poi dopo svisceremo un po' di più sul programma, però hai già risposto a alcune domande perché arrivano sempre tantissime, anche adesso siamo in diretta su più pagine, siamo oltre a 100 persone che sono attualmente collegate, quindi anche questa sera alla grande, un grande successo e proprio per questo abbiamo deciso, insieme a Craft, ha deciso di farvi un piccolo regalino perché siete in tantissimi iscritti, 570, lo ricordo, e abbiamo pensato di inviare con la prossima newsletter, quindi nei prossimi giorni, una personale membership card. Cosa vi permette di fare questa membership card? La riceverete proprio fisicamente sulla vostra mail, è una carta, lo vedete qua in sovraimpressione, che vi dà tantissimi vantaggi. Il primo è quello di avere lo sconto del 20% su tutti i prodotti presenti sul sito paragonshop.it. Tutti i prodotti, sia Paragon che Oka, a prescindere dallo sconto pubblicato, avete un 20% di sconto. La spedizione di questi prodotti sarà gratuita solo per voi. E una grandissima novità che tanti quest'anno quando è uscito la TEN9 chiedevano fortemente di averla TEN9. Voi avete la possibilità di avere i nuovi modelli di scarpe, quindi che verranno lanciate, potete già averle in anticipo sulla data di lancio, quindi è una cosa veramente unica che neanche gli atleti del team Oka hanno e quindi da sfruttare per gli appassionati delle novità. Sarà poi spedito a ciascuno di voi un gadget esclusivo Oka e una wild card tra tutti voi a sorteggio in ogni diretta che vi permetterà di avere un'iscrizione gratuita a una delle gare Oka del prossimo anno, ovviamente, perché quest'anno, ahimè, siamo un po' è difficile garantire magari una wild card di una gara che poi non ci sarà. Già da questa sera, a fine diretta, vi annuncio già che sarà estratto tra di voi una wild card per una gara veramente bella, però ne parleremo poi più tardi. Quindi cosa posso dirvi? Posso dirvi che continuate a iscrivervi. Vi ricordo che per iscrivervi poi metteremo nuovamente, perché già alcuni l'hanno chiesto questa sera, già qua nella diretta. Vedete il QR code in alto alla mia destra. Basta con lo smartphone accedere direttamente al form di iscrizione, oppure alla fine della diretta metteremo tra i commenti il link a cui collegarvi. Dovete solo iscrivervi, dare il vostro nome e cognome, scegliere il programma di allenamento e la vostra mail. Direi che le cose amministrative le abbiamo finite, entriamo adesso un po' più nel dettaglio di quelli che sono i programmi, di cosa trovate nei programmi di allenamento. E quindi lascio la parola a Alex che ci parlerà di quello di cui si è un po' occupato lui nei programmi, ovvero delle andature e degli esercizi che vi ricordo trovate nel programma con i link verdi. È sufficiente cliccare col mouse e trovate tutti i video che spiegano gli esercizi e le andature da fare fatte da Alex. Quindi lascio a lui la parola. Sì, esatto. Adesso entriamo un po' nel vivo dopo queste belle novità che ci hai dato, insomma. Volevo spiegare
alcune cose andate. Dove appunto mostri alcuni esercizi di rinforzo muscolare. Diciamo che è stata una cosa abbastanza introduttiva e basilare anche questa. Cercheremo di entrare anche con queste, diciamo, da questo lato, un po' nel vivo del programma di allenamento. Quindi, siccome anche qua sono arrivate varie domande, gli esercizi di andature sono da svolgere una volta, avete visto, c'è un circuito che prevede 30 secondi per ogni esercizio con 1 minuto di recupero e sfruttiamo il minuto di recupero per fare un pochino di propriocezione, quindi equilibrio essenzialmente, che non fa mai male. Ogni 15 giorni, a step di 15 giorni, assieme ai nuovi programmi, verrà sempre inserita una nuova andatura. Quindi da questa domenica avrete il nuovo programma e in aggiunta alle andature che già facevate nelle prime 2 settimane, verrà aggiunta una nuova andatura. La stessa cosa succederà per gli esercizi. In queste prime 2 settimane c'era semplicemente un file PDF con 3 esercizi molto basilari per farvi apprendere un pochino la tecnica di esecuzione. Adesso anche qui andremo a fare degli esercizi un pochino più impegnativi. Ne aggiungeremo anche qui uno nuovo ogni 15 giorni. Quindi, oltre ai 3 che avevate all'inizio, ne avrete uno nuovo. E la novità è che ci sarà un video anche per questi, di modo che la comprensione sia più semplice. Diciamo, sono esercizi di forza a corpo libero. Chiaramente anche la forza andrebbe fatta con sovraccarichi, ma dovendo fare una cosa molto generale, ho individuato alcuni esercizi a corpo libero che comunque possono essere adatti a tutti e possono già darvi comunque dei buoni benefici. Quindi ecco, questo è un po' quello che troverete. Ricordatevi che per il programma Easy da questo weekend troverete questi esercizi da ripetere una sola volta, mentre per i programmi Medium e Strong troverete questi esercizi da ripetere 2 volte. Quindi farete un circuito, ad esempio, di andature seguendo il video, dopodiché ripartirete dall'inizio e lo rifarete 2 volte. Stessa cosa avverrà per il programma degli esercizi di rinforzo muscolare. Di modo che anche qua andiamo a differenziare un pochino fra le di difficoltà in base al programma che avete scelto. Bene, detto questo, poi una cosa che non abbiamo ancora inserito, ma che inseriremo presto, è lo stretching. Ci tenevamo a ricordare che inserire quei 5-10 minuti di stretching alla fine di ogni seduta di allenamento può dare davvero dei benefici, è importante, quindi fatelo. Realizzeremo per le prossime uscite un video anche su questo, con i principali esercizi per i principali gruppi muscolari almeno. Non serve magari fare delle ore di stretching, ma quei 5-10 minuti fatti alla fine di ogni allenamento servono per rilassare e distendere un po' la muscolatura. E sicuramente potrete trarne beneficio. Quindi ecco, spero di aver detto tutto. Poi se ci sono domande, scrivete che rispondiamo alla fine. Adesso magari invece entriamo un po' più nel dettaglio con Franco sugli allenamenti, insomma, quelli che poi sugli allenamenti di corsa, che sono quelli che interessano sempre di più. Quindi vai, Franco, dici. Grazie Alex. Allora, beh, incominciamo un po' a parlare di qualità. Il primo tema di questa sera che ci tengo a sottolineare è la qualità. Quando si pratica trail running, anch'io all'inizio pensavo sempre che essendo gare lunghe la quantità non serviva molto. Invece, poi col tempo, un po' parlando con gli esperti, frequentando i vari corsi e parlando con gli altri atleti, ho imparato che la cilindrata del motore comunque si migliora. Solo con la qualità, quindi con esercizi specifici. Voi avete già trovato in questa prima settimana, siete stati un po' soft, chi una volta alla settimana, chi 2 volte alla settimana, si è sempre trovato degli esercizi di qualità, quindi con sedute abbastanza brevi,
da fare in settimana, dopo un periodo magari di scarico, di riposo, dei lavori proprio ad intensità alta. Quindi i classici lavori che trovate scritti come forte e lento. Vediamo qua un esempio del programma Strong, che aveva dei lavori di qualità sia al martedì che al venerdì. Quindi due lavori di qualità, sempre alternati con dei momenti ad alta intensità di corsa, quindi il forte, alternati dei momenti, degli istanti di recupero, quindi dei lenti. Che dire, la qualità, tante domande sono state fatte in queste settimane riferite al ritmo da tenere nel forte. È una camminata, è una corsa? Dipende, è soggettivo. Noi già l'altra volta avevamo raccontato un po' che bisogna andare a sensazione. Anche nella leggenda trovate proprio scritto che bisognava solo riuscire a dire delle piccole frasi, poche parole, mentre nel lento, quindi nei momenti di recupero, bisogna riuscire a parlare tranquillamente. Questo è un po' un indice. Qua vedete un esempio l'altro giorno che facevo l'esercizio, proprio quello che c'è nel programma Strong, forte lento, vedete che andavo più che potevo anche una leggera corsetta in salita, cercando di andare al mio massimo per un minuto, dopodiché nella fase di recupero mi sono proprio fermato. Tanti mi chiedono, ma bisogna correre, dipende un po' dal tipo di terreno. Sicuramente bisogna andare a sensazione, quindi cercare di portare il proprio corpo al massimo sforzo per quel breve periodo. Solo così riusciamo ad abituare il nostro corpo ad adattarsi per sforzi brevi ma intensi, che sono proprio necessari per migliorare quella che è la nostra cilindrata. Quindi dovete riuscire voi a trovare un ritmo adeguato. Quindi in quella pendenza lì che avete visto, è una pendenza che, nonostante fosse in salita, mi permetteva di correre. Magari su pendenze un po' più esagerate, adesso vi farò poi vedere un'altra breve clip video dove il mio massimo sforzo comunque corrispondeva a una camminata veloce. Adesso ve la mando in onda, poi la commenteremo. Ecco, avete visto? Sono due esercizi che sembravano diversi. In uno correvo e nell'altro camminavo. Ovviamente dipende dalla pendenza. Avete visto chiaramente che abbiamo alternato un po'. La prima settimana avevate dei forti in piano, quindi ovviamente per chi è in grado già di correre a medie e alte può corrispondere a un 3,30, a un 4 al chilometro. Invece la settimana successiva abbiamo fatto i lavori di qualità in salita. Questo succederà poi sempre. Durante l'anno troverete sempre dei programmi con lavori di qualità che vengono fatti alcune volte in salita, alcune volte in piano. Quindi in piano ovviamente il forte corrisponde a una corsa sicuramente, in salita dipende un po' dal livello atletico di ciascun soggetto. Bene, dopo aver parlato di qualità nell'ordine dei due concetti forte e lento, lascio adesso la parola ad Alex, che vi introdurrà un nuovo lavoro di qualità che alcuni di voi troveranno all'interno del vostro programma, che è un lavoro progressivo. Vai, Alex. Sì, esatto. Dicevi bene, parlavi di sensazioni, e volevo sottolineare che quando parliamo di sensazioni, non è fatto per dire facciamo le cose così più o meno, un po' più forte, un po' più piano, ma è un po' una necessità del trail running, insomma, perché chiaramente se stiamo correndo in pianura possiamo basarci sui ritmi al chilometro, invece se stiamo correndo su un percorso in salita, su un collinare che magari prevede salite, discese, poi prevede pendenze che continuano a cambiare o magari il fondo che è più o meno tecnico. Chiaramente dobbiamo diventare bravi a capire quelle che sono le nostre sensazioni e a basarci sulle nostre sensazioni per stabilire cos'è il piano e cos'è il forte. Per
chiaramente si potrebbero anche usare altri metodi come il cardiofrequenzimetro, ma siccome qua vogliamo fare una cosa che possa essere applicabile da tutti, abbiamo trovato questo metodo che sicuramente è quello più semplice e alla portata di tutti. Quindi ecco, parliamo sempre di, come diceva, forte, piano, e ho, da questa settimana per qualcuno abbiamo introdotto il progressivo. Il progressivo è un allenamento che, oltre a stimolare varie capacità, serve proprio anche per riuscire a leggere, diciamo, le sensazioni che vi manda il vostro corpo. Infatti, con progressivo si intende una fase di corsa, ad esempio se troverete scritto 10 minuti di corsa in progressione, 10 minuti di progressivo, si intende un passaggio da una fase dove si sta correndo magari piano, quindi corsa lenta, a una fase dove andremo a fare un esercizio ad alta intensità. Chiaramente questo passaggio non dovrà avvenire di botto. Quindi se la fase di progressivo è di 10 minuti, gradualmente dovremo aumentare la nostra velocità, pian pianino, man mano che passano i minuti, crescere, fino ad arrivare magari l'ultimo minuto, gli ultimi 2 minuti, ad una velocità che sia quasi massimale o comunque vicina alla velocità del ritmo gara, su una gara inteso come gara breve, quindi una velocità comunque che ci porti a fare uno sforzo molto intenso, che è paragonabile a quello dove Franco diceva che si chiama forte, o perlomeno dove è scritto sulle nostre tabelle forte. Quindi ecco, spero di aver spiegato abbastanza bene il concetto di progressivo, e spero che l'abbiate capito. Se non è chiaro, ditemi pure. Questo comunque per sottolineare che dovete essere in grado e dovete imparare a sentire, ad ascoltare le vostre sensazioni. Quindi magari la prima volta capiterà che sbaglierete, che dopo 2 minuti siete già, vi accorgete che state già andando troppo forte e non riuscirete più ad aumentare. Va bene, lo prendiamo per buono, è andata così oggi, ma da domani, dal prossimo allenamento, cercate poi di calibrare meglio le cose e vedrete che se riuscite a fare questa cosa, farete davvero un passo avanti, perché poi anche durante le gare, durante le fasi, diciamo, più impegnative delle competizioni, capirete quali sono veramente le vostre sensazioni e saprete regolarvi molto meglio, quindi non andrete fuori giri e riuscirete sicuramente a gestire meglio tutte le fasi di gara. Quindi ecco, provate e poi fateci sapere come vi viene questo progressivo. Bene, adesso parola ancora a Franco, che forse ha un'altra novità per noi. Allora, sì, Alex, ottimo, abbiamo parlato fino adesso di quella che è la qualità, quindi forte, lento, progressivo. Ogni settimana ciascuno di voi trova al suo interno un allenamento dove c'è da fare anche la quantità, perché comunque vogliamo fare gare di trail running, non di 100 metri in pista. Quindi bisogna sia aumentare la cilindrata del motore, ma alla stessa maniera anche abituare il nostro corpo a sopportare quello sforzo per diversi minuti, diverse ore e anche diversi giorni, per chi fa gare lunghe, lunghissime. Avete visto che in tutti i vostri programmi abbiamo cercato di concentrare nel weekend l'allenamento lungo, proprio perché immaginiamo che tutti voi abbiate da fare in settimana lavoro e il fine settimana un po' più libero. Quindi ho inserito dei lunghi, non sono più solo dei lunghi, quindi tante ore in cui dovete camminare, correre, a seconda un po' anche del tipo di pendio, sempre comunque un lungo è fatto a un ritmo, non può essere un ritmo forte, ma dovrà essere un ritmo abbastanza lento. E abbiamo introdotto nel programma delle prossime 2 settimane dei brevi tratti all'interno del lungo, dove dovrete tenere un ritmo medio, un ritmo leggermente più sostenuto, che è un ritmo, lo trovate poi scritto nella leggenda, simile a quello che si tiene in genere in gare lunghe di trail running. E quindi è un po' il ritmo gara che si riesce a sostenere per tante ore. Voi ve lo troverete per brevi tratti. Stiamo cercando di riavvicinarci al periodo delle gare, di riabituare il nostro corpo col tempo a sopportare certi ritmi per tante ore, quindi stiamo andando gradualmente. Ogni settimana vedrete che poi questi intervalli verranno sempre più allungati per portarvi poi
ad essere performanti anche su una gara un po' più lunga. Adesso arriviamo da un periodo di stop e dobbiamo pian pianino adattare il nostro corpo. Una piccola sorpresa, questa sera abbiamo un nostro amico, un altro componente del team Hawk. Avevamo già detto che avremmo fatto intervenire man mano altre persone ad aiutarci, a portarci le loro esperienze. Abbiamo proprio una persona qui che adesso faccio entrare, il mio amico Gianluca Galeati, che lui di lunghi se ne intende, perché anche lui fa gare molto lunghe. Benvenuto Gianluca. Ciao Franco, ciao Alex. Allora Gianluca, tu prima ne parlavamo oggi pomeriggio, stai provando, ci hai dato utili consigli per fare questi programmi, soprattutto il programma Strong, quello che tu anche adesso ci stai cimentando, e siamo in due che abbiamo iniziato queste 2 settimane, anch'io lo sto facendo giorno per giorno. Dici un po', in questo fine settimana cosa sei riuscito a fare? Beh, innanzitutto vi faccio i complimenti perché veramente il programma Strong lo trovo molto, molto utile e devo dire un po' per me, per le mie esigenze, ma sicuramente per tutti quelli che vogliono allungare le distanze e sicuramente adesso è il momento di, dopo aver ripreso gli allenamenti, di aumentare i volumi. E proprio quello che mi chiedevi è cosa ho fatto nel weekend. Piano piano nel weekend, dal blocco che abbiamo avuto, in cui non abbiamo avuto la possibilità di fare uscite lunghe, gradualmente riprendiamo a fare ad aumentare i volumi. E quindi, come giustamente avete inserito nelle tabelle, un po' di ore e aumentare i metri di dislivello, quindi arrivare appunto tra i 1500 e 2500. Io domenica scorsa per la prima volta sono tornato a fare 2000 metri di dislivello, che da zero di qualche settimana fa sono un bel passo in avanti, ecco, perché bisogna abituare, riprendere a far andare il corpo in una determinata maniera, e come sappiamo bene i quadricipiti, e al di là di tutte gli esercizi che utilissimi che si sono fatti, e chi ha seguito la propriocezione, la stabilità, la core stability, però il lungo e il volume serve appunto per riabituare tutti gli apparati a stare sul corpo tante ore. Grazie Gianluca. Allora adesso facciamo che lanciare una piccola clip, questa è una sorpresa anche per te, perché adesso capirai perché ho chiesto, volevo vedere qualche foto del tuo fine settimana. Mandiamo questa clip e poi torniamo in diretta. Eccoti qua Gianluca, con le tue scarpette volanti. Ho visto che eri in buona compagnia, mi sembra che c'era un nostro caro amico insieme a te. Sì, un amico di un confinante, dai, perché ovviamente siamo dovuti rimanere in regione, quindi con Matteo Pioni, che ci vediamo spesso quando riusciamo, appunto nel weekend, ci troviamo sull'Appennino e appunto domenica siamo stati a cercare la cima più alta dell'Emilia Romagna, quella che ci è concessa, che è il Monte Cimone. E quindi sì, tornando al discorso di cui si parlava prima, appunto aumentare i volumi vuole anche dire aumentare quindi il dislivello, ma non solo, anche la tipologia delle salite e di discese, che immagino sia una componente importante della quale parlare. Ad esempio, io la mia esperienza diretta è che durante la settimana non riesco mai a fare salite o discese lunghe perché non le ho vicino, quindi sono tutte cose collinari. Invece in queste occasioni, tipo quella di domenica scorsa, riesco a trovare delle salite, appunto delle discese soprattutto, con uno sviluppo più elevato e quindi che hanno appunto necessità di essere allenate in questa maniera nei lunghi, ed è importante per abituare il corpo a questi sforzi.
Grazie, grazie Gianluca per la tua testimonianza che è sicuramente utile e in tanti vedo che con i messaggi apprezzano anche da casa la tua presenza. Sicuramente Gianluca lo ritroverete in questa iniziativa perché poi non possiamo dirvi tutte le novità questa sera, ma vedrete che alla fine di questo percorso ci sarà una bella novità sui sentieri del Tour du Géant. Ve la sveleremo più avanti e vedete che in quell'occasione ci sarà anche Gianluca a darvi i suoi preziosi consigli. Grazie Gianluca e salutami anche l'amico Matteo Pigoni che ho visto nelle immagini, e un altro forte atleta che non è il Timoca, però siamo tutti una famiglia, tutti amici e grazie della tua presenza questa sera, della tua testimonianza e continua a farci sapere come ti trovi con il nostro programma e poi ci sentiremo più avanti. Grazie Gianluca. Grazie Franco, grazie Alex, continuate così. Ciao. Allora, dopo aver sentito l'amico Gale con quello che ha fatto il fine settimana, un grandissimo atleta, Gianluca, vi ricordate che ha fatto anche addirittura secondo al Tour de Géant, è uno dei nostri atleti di punta. Parliamo adesso, siamo quasi alla fine della nostra diretta, arriviamo adesso al sorteggio di quella che è la prima wild card per una delle gare Oca. Dopodiché, ve lo anticipo già. Insieme a Alex risponderemo a tutte le domande che ci avete fatto questa sera in diretta. Quindi stiamo facendo scorrere solo i messaggi normali, però le domande le teniamo tutte per la fine, in cui riusciremo a rispondere a tutti. Siamo adesso con il sorteggio della prima wild card, che vi anticipo già questa sera, lo riceverete anche poi nella newsletter di questo fine settimana. Ogni settimana dedicheremo lo spazio a una delle gare Oca. Questa sera vi parlo di MET, di Monterosa Esti Marine Trail, una gara molto tecnica, molto dura, che si fa a Macugnaga, ai piedi del Monterosa, una gran bella gara, una gara griffata Oca Oneone. E abbiamo 570 iscritti a oggi pomeriggio, quindi adesso proviamo a sorteggiare tra questi 570 con un generatore di numeri casuali, vedete. Proviamo a generare, vediamo che numero esce fuori e vedremo chi sarà il vincitore della prima wild card. Ovviamente sarà nel 2021 la gara. Ecco, abbiamo sorteggiato il numero 506, quindi vi lanciamo adesso una brevissima clip sulla gara della MET, dopodiché tempo di controllare a chi corrisponde il numero 506 e vi faremo sapere. Dopodiché passeremo a rispondere a tutte le varie domande. A voi la MET. Eccoci con queste immagini bellissime dell'edizione scorsa di questa MET. Vi ricordo che la MET, soprattutto la prossima edizione, lo vedrete poi nella newsletter di domani, ha tante distanze e la wild card è valida per qualsiasi distanza. Vediamo il 506, si tratta di, eccolo qua, Ilario Ceresa. Quindi col numero 506 Ilario Ceresa ha vinto questa wild card, una distanza a sua scelta. Ovviamente lo contatteremo poi via mail, come tutti gli altri, poi che sarà nelle prossime edizioni. Potrà poi lui scegliere nel 2021 a quale delle distanze partecipare. A questo punto siamo in fondo a questa seconda diretta. Vi ricordo gli eventi Oca della settimana, dopodiché ampio spazio alle domande che ci porrete e per chi ha ancora dei dubbi siamo qua a disposizione. Ricordiamo gli eventi Oca di questa settimana, domani alle 18:30 per le donnine, quindi le Oca Fun Ladies, l'allenamento con Carmela Vergura, che potete seguire sia sulla pagina Oca Fun Italia che Oca Fun Ladies. Sabato, appuntamento importante, una gara, la Valtellina Virtual Vertical Tube, basta iscriversi, potete fare 500 metri di dislivello dove volete, dove vi pare. E manderete poi la vostra traccia agli organizzatori, ricchi premi a sorteggio, faranno una classifica, seguitelo sabato perché ci sono anche tanti campioni che parteciperanno.
Altro appuntamento importante, venerdì sera alle 21, Roberto Beretta che illustrerà altri 4 modelli di scarpe Ocaoneone e ci sarà da divertirsi con i quiz ai 4 candidati che si sono battuti questa settimana per partecipare a questa simpatica diretta. Che dire, abbiamo finito con le cose che avevamo da dirvi. A questo punto faccio entrare Alex, eccolo qua, e siamo a disposizione per tutte le vostre domande, magari man mano che arrivano, ne sono già arrivate tante, le mettiamo, e avanti Alex a rispondere alla prima domanda. Allora, cerco di leggere. Grazie al vostro bellissimo progetto, eventualmente potete dare indicazioni sul range cardiofrequenzimetro per chi come me si approccia al trail running. Allora, come saprai, il range del cardiofrequenzimetro, chiaramente per avere una cosa fatta bene, servirebbe per ognuno, dovremmo fare dei test specifici, sapere la sua frequenza massima, la sua frequenza a riposo e da lì calcolare le varie zone. Quindi capisci che veramente non è fattibile con questo progetto. Come dicevo prima, abbiamo deciso di basarci più sulle sensazioni, quindi sulle sensazioni di fatica col talk test, come dicevamo l'altra volta, e far sperimentare questa cosa per aiutarvi a crescere in questo mondo, che in questo mondo del trail running, dove le sensazioni sono assolutamente essenziali. Quindi cardiofrequenzimetro non credo che sia fattibile, perché ripeto, per fare una cosa fatta come si deve dovremmo fare un test ad ognuno di voi, valutare frequenza massima, frequenza di riposo e poi da lì ricavarci tutte le altre frequenze di lavoro. Quindi questo, per fare questo bisogna, se lo vuoi fare, bisogna assolutamente interpellare un professionista che ti segua direttamente sotto questo aspetto. Perfetto, grazie Alex. Vediamo un'altra domanda. Ecco, qualche lungo della domenica può essere svolto in bici? Allora, ovviamente, come abbiamo sempre accennato, il nostro è un programma di trail running, quindi soprattutto in questa fase è necessario che i muscoli riprendano pian pianino confidenza col tipo di gesto che dovremo poi fare nel trail running. Proprio per questo, nelle 2 settimane di avvicinamento avete visto che la bici non c'era, perché era necessario ripartire gradualmente, però utilizzando quei muscoli che proprio sono tipici della corsa. Abbiamo iniziato adesso a inserire un pochino la bici, sicuramente nel lungo anche la bici, anche i lavori veloci, forti, cioè di qualità, possono essere svolti in bici, per carità. Noi preferiamo però che i lavori specifici, ad esempio di qualità e quelli di quantità, vengano svolti col tipico movimento della corsa camminata, che è quello di trail running, lasciando magari invece gli altri allenamenti un po' più blandi e non specifici da fare a scelta, sì, in bici. Infatti troverete in alcuni allenamenti dal prossimo programma che vi arriverà, in alternativa, tra parentesi, giro in bici. Quindi, che dire, se proprio non riuscite a farne a meno, la bici, meglio usare la bici che non usarla, però preferiamo fare lavori specifici col tipico movimento della corsa. Vedrete che più avanti si può anche inseriremo poi, invece delle giornate di riposo, magari una giornata di recupero attivo. Allora lì sì che la bici, magari per piccoli giretti dove bisogna sciogliere la gamba, potrà essere molto utile. Vediamo la prossima domanda per Ale. Allora, Andrea Chessa ci chiede: in tutti gli allenamenti è presente una seduta con corsa lenta più alternanza forte-lento. Qual è la differenza tra i due lenti? Allora, come spiegato penso prima Franco, quando parliamo di corsa lenta, quindi le fasi di riscaldamento oppure i giorni dedicati alla corsa lenta proprio, ci riferiamo a quella che
a quel tipo di corsa che ci permette, con un ipotetico compagno di allenamento, di poter parlare abbastanza agevolmente, quindi di poter fare un discorso in modo abbastanza agevole, chiaramente con un po' di affanno perché stiamo correndo, ma che ci permetta di dialogare in modo comunque buono. La corsa lenta delle fasi di recupero dipende, non è detto che sia corsa, prima cosa, come diceva prima Franco, perché chiaramente se siamo su una salita al 30% con le rocce, la fase lenta sicuramente sarà una camminata. Mentre se siamo in pianura potrà essere una corsa simile a quella della corsa lenta che ho appena spiegato e che quindi simile a quella delle fasi di riscaldamento o delle fasi o degli allenamenti lenti di recupero. Spero di averti risposto e passiamo alla prossima. Allora, vediamo. I programmi proposti possono essere utilizzati come preparazione per fare tipo il Tour de Géant. Grazie. Allora, sì, sicuramente sì. Questi sono programmi che in questa prima fase non abbiamo ancora parlato di lunghezze. Per il momento abbiamo solo parlato di tre fasce, easy, medium e strong, basati esclusivamente sull'impegno che una persona può dedicarci, perché tutti lavoriamo e abbiamo altri impegni, quindi non si riesce a allenarsi tutti i giorni, ma bisogna trovare sempre un giusto compromesso. Vedrete che da più avanti, in queste prime settimane di avvicinamenti, anche nelle prossime, i programmi sono ancora uguali, sia per chi vuole fare gare come il Tour de Géant, che per chi vuole fare magari gare da 30-40 km. Parliamo sempre di trail running, non gare da 5 km, 10 km su pista. Perché ovviamente quelli sono altri tipi di allenamenti. Noi parliamo di trail running, quindi per spaziare dai 30, 40 fino ai 330 km. Proprio per questo, già con Alex, abbiamo già studiato insieme anche al preparatore atletico che ha sviluppato insieme a noi questo programma. Vedrete che poi si differenzierà il programma proprio a seconda del tipo di distanze per il quale volete prepararvi. Però ecco, la risposta alla tua domanda è sicuramente sì, va bene per chi vuole fare Tour de Géant e per chi vuole fare gare anche da 40-50 km. Così rispondo magari anche a altre domande simili che non sono pervenute tante in queste settimane. Allora, altra domanda. Francesco Bressan ci chiede: le pendenze nelle salite si possono suddividere come? Intendo in percentuale, cioè esempio leggera 2%, oltre che a sensazione come nei programmi. Allora, le pendenze nelle salite penso tu intenda nei lavori in salita, cioè nei lavori negli allenamenti di qualità, io credo. Chiaramente, se invece parliamo degli allenamenti lunghi, non penso che ci sia problema perché si andrà ad inglobare un po' tutte le varie pendenze in base al terreno che si ha a disposizione, in base a dove si vive, eccetera. Per quanto riguarda invece i lavori di intensità in salita, allora il 2% sicuramente, è una salita, forse non abbastanza pendente. Io tenderei a i lavori di qualità, farli su salite comunque che abbiano una pendenza almeno dal 6-7% in avanti. Chiaramente, poi in base alla preparazione atletica di ognuno, ci sarà chi partendo dal 6-7%, ci sarà chi al 10% già magari dovrà camminare, chi invece potrà correre fino al 20%. Quindi ecco, andrei a suddividere un po' così. Chiaramente il 2% è probabile anche che troverete delle salite, soprattutto se le fate su sentiero, che non saranno regolari. Quindi magari nel mentre che state facendo un lavoro in salita, vi capiterà il minuto o i minuti dove troverete una pendenza molto ripida, o viceversa, dei minuti magari dove la pendenza sarà anche poco impegnativa, ma quello fa parte del gioco, fa parte dell'allenamento, fa parte anche delle gare di trail running. Quindi va bene così. Comunque, in linea di massima, posso dirti che se per i lavori che sia una salita vera, dal 6% in su, secondo me va bene, senza esagerare poi con le pendenze, perché chiaramente se andiamo poi troppo oltre diventa difficile
mantenere magari il gesto e lo sforzo. Ottimo, Alex. Vediamo Luisa. Luisa chiede se negli allenamenti con i dislivelli si parla di dislivelli positivi o positivi e negativi. Sì, noi abbiamo sempre messo un range di tempo da rispettare e dei dislivelli. Questi dislivelli sono intesi solo positivi, quindi se trovate indicato un range da 1000 a 1500 metri, vuol dire 1500 metri di dislivello solo positivo. E ecco, anche qua avete visto nei programmi abbiamo sempre dovuto inserire un range, perché se mettavamo 4 ore e mezza con 1000 metri di dislivello diventavate matti per trovare, magari per me che sono qua nelle Alpi molto facile, per chi come Gianluca avete sentito prima nella sua zona, trovare montagne con forti dislivelli diventa difficile. Quindi abbiamo inserito un range da cercare di rispettare a seconda proprio della posizione dove vi trovate, quindi cercare di adattare più che potete il vostro percorso a quello che è il range che abbiamo indicato. Sì, vedo la prossima domanda, ma è quella di prima, che a cui ho già risposto, eccone un'altra. Rocco Carnovale, alimentazione. Allenamenti al mattino o alla sera? Allora, alimentazione, cioè, ok, alimentazione probabilmente, come dicevamo nella puntata di presentazione, faremo una serata magari più specifica su questo, coinvolgendo un professionista di quest'area, quindi magari un nutrizionista o un professionista del settore comunque. Quindi ecco, per quanto riguarda l'alimentazione, ti rimando un po' a quella puntata lì. Mi immagino che tu volessi chiedere degli allenamenti a digiuno o magari cosa mangiare prima dell'allenamento. Allenamenti a digiuno, chiaramente qua, come dicevamo, non siamo professionisti, tutti abbiamo un altro lavoro e quindi bisogna un attimino capire quali sono le nostre possibilità di muoverci. E a che ora possiamo allenarci e cosa possiamo fare. È difficile dirlo, no? Con l'allenamento a digiuno tendenzialmente bisogna prestare un pochino di attenzione. Quindi ecco, io su questo ti rimanderei proprio alla puntata dedicata all'alimentazione per non darti consigli magari errati o fuorvianti. Quindi dai, ti rimando a questa, quella puntata, porta un po' di pazienza, non è il mio campo l'alimentazione. Allora, vediamo Francesco che ci chiede che modelli di scarpe usate alternate nei vostri allenamenti. Qui è una domanda un po' difficile, sicuramente scarpe o cavolione, sia io che Alex. Dipende, i modelli di scarpe io li cambio abbastanza a seconda del tipo di percorso, perché per i lavori di qualità, magari corse in piano, corse leggera, mi trovo molto bene con le Clifton 6 su percorsi, magari anche i Levon 2 su percorsi sterrati, asfaltati, di sentieri collinari e va bene. Ecco, sentieri più tecnici, che io che abito qua in Val d'Aosta ne trovo tanti e che adoro usare, uso soprattutto la linea Evo, mi piace un sacco, la Speedgoat Evo e la Mafate Evo a seconda del tipo di fondo che trovo. La Mafate Evo ovviamente è un po' più adatta per sentieri tecnici, un po' più scivolosi e su lunghe distanze, mentre la Speedgoat Evo è un buon compromesso per quegli allenamenti magari un po' più velocini, su percorsi un po' più corti. Però anche su questo magari poi vedrete nelle varie newsletter, le ho inserito proprio della prossima, ogni volta vi parleremo di un diverso modello di scarpe e vi diremo proprio dove è più adatto. Comunque su Paragon Shop, sul canale YouTube di Paragon, trovate già delle clinic, tutte le scarpe Hoka che abbiamo cercato di realizzare sia io personalmente che gli altri atleti del team Hoka Oneone. Sì, allora anch'io rispondo sulla domanda delle scarpe, siccome io faccio gare un po' più corte di Franco, un po' tanto più corte di Franco, io invece mi trovo benissimo con le Carbon X per fare i lavori di qualità, chiaramente in pianura, sull'asfalto,
e invece con le torrent sui sentieri della corsa in montagna classica. Così abbiamo fatto tutta la gamma di scarpe disponibili sulle vari terreni e varie distanze. Chiaramente poi ci si adatta, come diceva Franco. Vedo un'altra domanda. Massimo Elentri, spostare gli allenamenti in base ai giorni disponibili è possibile? Se sì, che regola seguire? Ad esempio, invertire il lungo della domenica al sabato e fare l'allenamento del sabato la domenica causa problemi? Allora, chiaramente, se c'è la necessità di spostare gli allenamenti, si può fare, soprattutto su sabato e domenica, si può gestire abbastanza. Quindi, secondo me, se devi spostare il lungo della domenica al sabato, non ci sono grossi problemi. Magari devi fare attenzione un pochino il giorno dopo, in base all'allenamento che dovevi fare, a ridurre un pochino l'allenamento della domenica. Perché chiaramente farlo dopo un lungo e poi tendenzialmente, soprattutto per i programmi strong e medium, se non sbaglio, al sabato è prevista anche la tecnica di corsa e gli esercizi, magari bisogna prestare un po' più attenzione su quelli e ridurli un pochino. Non tanto gli esercizi, magari, quanto la tecnica di corsa, perché comunque arriveremmo alla domenica in una situazione di fatica, comunque, visto che arriviamo dal lungo, e andare ad eseguire esercizi come le andature, che sono molto impegnativi per le nostre articolazioni, per i nostri tendini, potrebbe causare qualche problemino. Quindi il mio consiglio, se si riesce, è quello di seguire il programma. Se hai questa necessità di invertire, usa un pochino questa logica, quindi fatti il lungo il sabato e la domenica riduci un pochino l'allenamento che avresti dovuto fare. Ottimo. Allora, vediamo Francesco che fa un'altra domanda. Sembra difficile allenare la corsa in discesa. Qualche trucco o suggerimento anche per sviluppare capacità in funzione del fondo? La corsa in discesa, ahimè, è un argomento molto delicato che sicuramente affronteremo poi nelle prossime puntate. Ampio spazio verrà dedicato a questo. Non dico una puntata intera, ma parleremo spesso degli esercizi che servono proprio esercizi di forza, magari Alex in questo poi sarà più nel suo ambito, che allenano proprio la muscolatura per la discesa, perché poi siamo tutti capaci magari a fare 100 metri di dislivello a tutta, ma in una gara di trail running sappiamo che è una sequenza di 6 di discese, quindi bisogna anche vedere poi le successive salite, le successive discese, come sono le gambe. Quindi anche qui nella gradualità inseriremo sicuramente più avanti tanti esercizi per andare a rinforzare proprio quei muscoli che sono necessari per sopportare al meglio il carico traumatico che ha la discesa. Quindi, a mio avviso, sicuramente poi Alex produrrà dei video di esercizi specifici, anche se qualcosa comunque ha già inserito. Ecco, non sottovalutate gli esercizi, le andature, perché io personalmente le ho sempre sottovalutate tanto, però ho capito veramente l'importanza. Gli esercizi che dà Alex, noi siamo abituati sempre solo a correre e non magari a fare gli esercizi specifici e le andature. Credetemi che dedicategli tanto tempo, il tempo necessario, perché sono utilissimi, perché poi dopo andiamo incontro a, se non prepariamo adeguatamente la muscolatura, poi andiamo incontro a brutti infortuni che poi danno fastidio. Ok, esatto, lo stiamo già facendo in pratica, preparare la nostra muscolatura per la corsa in discesa. Un'altra domanda di Roberta. Buonasera, è sempre possibile avere il programma base? Allora, ricordo che nella newsletter che riceverete domenica ci saranno sempre inclusi tutti e tre i programmi. Quindi, indipendentemente da quello che avete scelto al momento dell'iscrizione, riceverete tutti e tre i programmi. Quindi sì, assolutamente avrai anche il programma base. Ottimo, vediamo ancora Ivan. Quando farete la serata di alimentazione, potete parlare di un programma settimana di alimentazione tipo. Allora, Ivan, sì, cercheremo di dare, non siamo io e Alex direttamente coinvolti in questo, noi potremo portare la nostra esperienza, ma sarà un esperto del settore titolato per darvi consigli.
Sicuramente produrrà una settimana tipo, ci proveremo un po' come stiamo cercando di fare il programma. Ovviamente vi ricordo che non possiamo sostituirci a quelli che sono dei programmi individuali, quindi sia di alimentazione che di allenamento. Cerchiamo sempre di fare un lavoro che possa andare bene a tutti, quindi hai detto bene, una scheda tipo, quello sì, sarà sicuramente fatto dandovi proprio degli esempi e delle buone abitudini e dei consigli che possono aiutarvi per affrontare al meglio i vostri allenamenti. Ok, ancora Francesco Bressan, il dubbio nella scelta del numero sulle scarpe, mezzo numero in più o no? Anche qua dipende un po' dalle gare che si vanno a fare, probabilmente se parliamo di gare più brevi, chiaramente un minimo di agio ci deve sempre essere, poi dipende anche dalla forma del piede, perché chiaramente chi ha un piede molto magro già tendenzialmente nelle oca avrà un pochino di agio, perché la pianta è abbastanza larga, almeno su alcuni modelli, su altri meno, e poi c'è anche la versione wide invece per chi ha il piede molto largo, quindi ecco, si può giocare anche sulla larghezza della pianta della scarpa e non solo sulla lunghezza. Sicuramente il mezzo numero per avere un po' di agio, soprattutto sulle gare lunghe dove magari dopo qualche ora il piede tende a gonfiarsi, può essere una buona soluzione. Qua magari chiedo un po' a Franco come si regola lui per le gare soprattutto più lunghe. Sì, ne approfitto per dirti un po' la mia esperienza. Io sulle gare lunghe come il Tor, da metà gara in poi ho proprio la tendenza a mettere le scarpe con quel mezzo numero in più, perché il piede comunque si gonfia, quando stai tanto in giro succede proprio quello, e si allunga anche un pochino, è soggettivo, chi più chi meno, però ecco, la scarpa con quel mezzo numero in più per le lunghe distanze nella seconda parte di gara è necessario. Non parto già con delle scarpe più grandi, perché comunque ho scoperto, cioè sulla mia pelle ho scoperto che potrebbe essere anche dannoso, perché se il piede comunque balla un pochino dentro, poi andate incontro a vesciche che sono abbastanza pericolose in gare come il Tor. Ok, vedo Dennis Borraccino. Ciao Alex e Franky, per chi è già iscritto dal primo giorno non deve far altro che aspettare un'email da voi nel weekend. Risposta facile, una facile finalmente, esatto, devi solo aspettare la mail e ti arriva tutto, ogni 15 giorni non devi fare niente, ti arriverà sulla tua casella di posta. Perfetto, direi che con la domanda di Dennis Borraccino abbiamo chiuso le domande, siamo andati oltre l'ora e 4 minuti, quindi siete in tanti anche questa sera. Non possiamo altro che dirvi di seguirci, avete già capito come fare ormai a seguirci, aspettate la nostra newsletter che partirà domani o comunque da domani fino nel weekend riceverete tutti, e vi ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà l'11 giugno, quindi giovedì 11 giugno alle 21. E sabato saremo, per chi ha tempo, a seguire la diretta del Vertical Valtina Vertical Virtual Tube. Domani sera vi ricordo alle 18:30 Carmela Vergura per le donnine che hanno voglia di allenarsi in compagnia, e domani sera alle 21 Roberto Meretta ci spiegherà altri 4 modelli Oca Unione. Saluto tutti, lascio a Alex la chiusura e alla prossima. Bene, mi unisco anch'io ai saluti. Sabato parteciperò anch'io al Virtual Vertical Tube, per cui vi aspetto, e niente, noi ci vediamo l'11 giugno, vi auguro di divertirvi col nuovo programma di allenamento che potrete sperimentare da lunedì. A presto. Ciao ciao, vedo che Francesco Ciao. Chiede il link, adesso lo inseriremo in fondo ai commenti, metteremo il link ancora per iscriversi, che è sempre lo stesso, e ciao a tutti, alla prossima.